Gasperini mi fa pensare alla famosa rifondazione di cui parlava De Laurentiis qualche giorno fa. E il Napoli è disposto a fare questo? Perché poi se il Gasperini arriva, siamo alla fine del girone di andata, ne so, decimi. Si parlerà di esonero? O ci sarà una società che lo difenderà a spada tratta come fece al tempo con Sarri? Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion e oggi siamo qui riuniti in questo giovedì 23 maggio per parlare perché voglio condividere in questo video insieme a voi un pensiero che è uscito fuori dalla partita di ieri, perché ieri sera mi sono visto Atalanta Leverkusen e mentre guardavo la partita riflettevo, pensavo. E dentro di me riflettevo sulla domanda che penso darà il titolo a questo video, cioè Gasperini è l'uomo giusto per il Napoli in questo momento? Ecco, quindi voglio un po' parlare insieme a voi di questa riflessione che ho fatto ieri sera. Prima di cominciare, però, come sempre, le solite raccomandazioni. Ragazzi, iscrivetevi perché è totalmente gratis e poi attivate anche la campanella perché così rimarrete sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Allora, Atalanta Leverkusen, faccio giusto una piccola parentesi sulla partita, ragazzi. Atalanta ieri ha annichilito, distrutto, annullato, annientato, umiliato il Leverkusen. Vedete voi quale altro aggettivo utilizzare. Un dominio netto dal primo all'ultimo secondo. Un dominio non solo sul campo, ma anche psicologico. Cioè, ieri veramente ho visto il Leverkusen bloccato, impotente, ecco, uso questo termine, impotente. E io quest'anno il Leverkusen l'ho seguito spesso e vi giuro che non ho mai visto un Leverkusen così bloccato, così veramente incapace di riuscire a fare qualcosa. L'Atalanta ieri ha battuto una squadra che non perdeva da 51 partite. 3-0 secco, tripletta di Lookman. Ieri Lookman ha fatto veramente, come si direbbe in questi casi, i buchi per terra. La cosa che mi ha più sorpreso dell'Atalanta di ieri sera è che hanno fatto questo pressing ultra asfissiante, altissimo, ma lo faceva anche al 90esimo, cioè lo ha fatto per tutta la durata della partita. Poi ovviamente ogni tanto ci sono stati quei momenti, diciamo, dove si sono un po' abbassati, perché ovviamente non puoi tenere quel ritmo per tutta la partita. Ma per la maggior parte del tempo l'Atalanta ha fatto un pressing altissimo e asfissiante che proprio non ha dato tempo alle Leverkusen manco di respirare. Vittoria meritatissima, partita dominata. Gasperini dopo 8 anni riesce a, diciamo, chiudere, comunque a coronare, ecco, questo percorso con un trofeo, perché diciamo che grazie a Gasperini, cioè di Gasperini si è sempre parlato del percorso del dal punto del fatto che lui ha preso una squadra che comunque era una piccola. 8 anni fa l'Atalanta era la classica squadra che saliva e scendeva, non aveva sicuramente ambizioni di diciamo superiori al salvarsi. Arriva Gasperini e c'è proprio uno stravolgimento in tutto. Ci sono risultati sportivi perché l'Atalanta in 8 anni raggiunge piazzamenti in campionato importantissimi, qualificazioni in Champions League, qualificazioni in Europa League, 3 finali di Coppa Italia e una finale di Europa League che poi ha portato a un trofeo. Quindi in 8 anni il progetto Atalanta ha fatto qualcosa di storico e che li consegnerà alla leggenda, perché questa Atalanta è entrata nella leggenda del calcio. Non solo risultati sportivi, ma anche risultati economici. L'Atalanta non è una squadra che ha alle spalle l'Exor del momento, no. Sì, ultimamente c'è stato questo fondo americano che comunque si è preso la quota, diciamo, di maggioranza in società. Però diciamo che in generale, storicamente, l'Atalanta è una squadra che si è autofinanziata con le plusvalenze, un po' come fa il Napoli, no? E queste plusvalenze sono frutto del lavoro di Gasperini. Non mi metto qui a fare la lista dei calciatori che Gasperini ha valorizzato in questi 8 anni, però ce ne sono parecchi. Risultati sportivi, risultati economici, risultati patrimoniali, perché l'Atalanta, grazie anche all'aiuto del comune, diciamo che in questo caso società e comune hanno, diciamo,
collaborato e sono andati avanti amorevolmente, a differenza di, per esempio, di Napoli, dove il comune e De Laurentiis si scagliano contro ormai da 20 anni. E sono riusciti quindi a fare un centro sportivo. Hanno fatto l'Atalanta Under 23. Stanno costruendo e stanno finendo uno stadio che è di proprietà dell'Atalanta in concessione per i prossimi 100 anni. Quindi è di diritto, diciamo, è a tutti gli effetti uno stadio di proprietà. E quindi l'Atalanta, grazie ai Percassi e grazie a Gasperini, in questi 8 anni sono praticamente diventati una realtà, una big del calcio italiano. E quindi, mentre guardavo la partita, pensavo tra me e me, ragionavo su appunto questa domanda: ma Gasperini è l'uomo giusto per il Napoli? E mi sono segnato delle cose. Allora, nel post partita Gasperini diciamo che ha fatto capire che il Napoli lo vuole, perché c'è una frase emblematica nel post partita: sto in una situazione difficile, come se mi trovassi con una moglie, con due figli e davanti si presentasse una donna bellissima. Diciamo che con questa metafora praticamente ha detto: io sto benissimo all'Atalanta, ma adesso si fa avanti il Napoli, che è diciamo, una piazza, una sfida molto allettante e molto interessante. Ricordiamoci che Gasperini qualche giorno fa diceva che per lui non è tanto il giocare in Champions League il bello, ma per lui sono eccitanti le sfide. Quindi questa frase, diciamo, che va a confermare il fatto che Gasperini è interessato, è stuzzicato dal venire a Napoli. E poi ha detto che la decisione sarà molto breve, cioè si deciderà nel brevissimo. Lui ha fatto intendere che c'è questo Napoli lo sta stuzzicando parecchio. Comunque, Gasperini al Napoli. Allora, la prima cosa che ho pensato è che Gasperini rappresenterebbe un punto di rottura, proprio l'emblema della rifondazione totale sotto tutti i punti di vista. Perché? Allora, innanzitutto una rifondazione, diciamo, dal punto di vista della rosa, la cosa più banale, perché la rosa attuale non è adatta al sistema di gioco, e parlo di sistema di gioco, quindi difesa a tre, coi quarti o i quinti e poi i trequartisti, gli attaccanti. Noi in questo momento abbiamo una rosa fatta più da difesa a 4 con l'attacco con gli esterni, ok? Quindi sarebbe un punto di rottura per quanto riguarda la rosa dal punto di vista del sistema di gioco. Sarebbe un punto di rottura per quanto riguarda i principi di gioco, perché ragazzi, il Napoli storicamente è abituato al bel gioco, al bel calcio. Siamo da Sarri, siamo abituati a questo. E da Sarri a oggi sono passati un bel po' di anni, dove il Napoli, e con Napoli non intendo solo la società, i giocatori, ma un po' tutto l'ambiente in generale, si è abituato a un certo tipo di gioco. E Gasperini sarebbe una rottura rispetto a questo bel gioco, perché Gasperini non è uno che ti porta il bel calcio. Gasperini ti porta un calcio sicuramente efficace, ma fatto di fisicità, cosa che noi non abbiamo. Aggressività, cosa che noi non abbiamo. L'esempio lampante chi è? Anguissa, che quando fa un contrasto o fa un qualcosa di ruvido, subito dopo si scusa, perché proprio questi giocatori sono nell'indole dei bravi ragazzi. Calcio di altissima intensità e calcio fatto di gioco sporco, di ruvido, proprio a livello di bruttezza nel fallo, di essere cattivi. E noi ragazzi tutto questo non ce l'abbiamo. Soprattutto l'ultima cosa, l'essere ruvidi, l'essere cattivi, l'essere cazzimmosi nei falli. Questo noi non ce l'abbiamo. Quindi sarebbe una rifondazione. Ecco, Gasperini mi fa pensare alla famosa rifondazione di cui parlava De Laurentiis qualche giorno fa. Rifondazione la rosa per motivi, diciamo, di sistema di gioco. Rifondazione la rosa per quanto riguarda l'aspetto tattico, i principi di gioco di Gasperini. E poi, ragazzi, un'altra cosa fondamentale: Gasperini sarebbe una rifondazione anche dal punto di vista della mentalità della società e della piazza. Cosa intendo? Allora, Gasperini all'Atalanta c'è stato 8 anni, e lui in questi 8 anni è stato aspettato, è stato compreso, è stato difeso, è stato protetto dalla società, dai tifosi, dalla stampa in generale. Se all'Atalanta Gasperini, per esempio, l'anno prossimo finisce il girone di andata, che so, al 18° posto,
non è che l'Atalanta dice lo esonera, i giocatori, diciamo, i tifosi fanno contestazione, la stampa comincia a scrivere cose false pur di mettere in cattiva luce l'allenatore. No, c'è una società che lo protegge, che dice Gasperini è il nostro allenatore, noi siamo convinti che con lui usciremo da questa situazione. La tifoseria lo supporta Gasperini e la squadra. C'è un'unione di intenti, ok? Io non so se questa cosa può capitare di nuovo anche alla Napoli. Cioè, Napoli non è Bergamo. Napoli è molto più difficile come piazza, perché noi comunque negli anni siamo stati abituati a un certo tipo di calcio, a un certo tipo di diciamo standard sportivo, tra virgolette. La piazza di Napoli si è un po' imborghesita, no? E questo è un esempio di questo, il fatto che adesso si fa gli schizzinosi su questo allenatore, si fa gli schizzinosi sulla Conference, che è una coppetta, così come la Coppa Italia. Noi vogliamo giocare solo la Champions League. Quindi, sotto tanti aspetti, Napoli inteso come ambiente si è un po' imborghesito, no? E io non so se Gasperini possa, diciamo, sopportare, tra virgolette, questo ambiente. Cioè, mettiamo caso, no? Facciamo un esempio. Gasperini viene, perde le prime 5 partite. Siamo convinti che dopo queste 5 sconfitte Gasperini sia ancora lì, protetto, tutelato? Non solo dalla società, parlo in generale. Gasperini è arrivato dove è arrivato anche perché ha avuto, diciamo, tra virgolette, la fortuna di arrivare in una piazza dove nessuno gli chiedeva niente, dove non c'erano queste aspettative così enormi. L'Atalanta, vi ripeto, quando è arrivato Gasperini era una squadra che lottava per non retrocedere. Ed è stata forse anche quella la sua fortuna, cioè è arrivato in un posto dove nessuno gli chiedeva niente, dove nessuno gli diceva niente. Oggi Gasperini è un idolo indiscusso ed è intoccabile a Bergamo, e giustamente, perché ha portato dei risultati incredibili. Può succedere la stessa cosa a Napoli? Non lo so, però sono convinto che se viene qua, parte male, cominciano già i primi malcontenti. E quindi questa cosa come puoi combatterla? Secondo me soltanto in un modo. E qui deve entrare in gioco la società. Se tu prendi Gasperini e sei convinto che lui è l'uomo giusto per ripartire, per far partire questo nuovo progetto, allora la prima cosa che devi fare, nella famosa conferenza entro il 31 maggio, la prima cosa che devi dire è: Gasperini è l'allenatore dei prossimi 3, 4, 5 anni, decidi tu quanti anni vuoi, è il nostro allenatore per i prossimi tot anni, noi crediamo fortemente in lui, noi siamo convinti che lui possa essere l'uomo giusto, noi lo difendiamo a spada tratta, senza se e senza ma. Dobbiamo dargli il tempo, dobbiamo avere pazienza e dobbiamo supportarlo in tutto quello che fa. Ecco, io mi se Gasperini viene a Napoli, io mi aspetto che la società lo difenda a spada tratta, cosa che non è successo con Garcia, perché noi su Garcia possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma una lancia a suo favore va spezzata. Lui non ha mai avuto supporto da parte della società, sin dal primo giorno, perché ci lo ricordiamo De Laurentiis, no? Queste sono le sue parole. Dovevo esonerarlo già alla conferenza di Capodimonte. Cioè, tu dal giorno zero non hai mai dato fiducia e protezione a Garcia. Se tu fai una scelta, giusta o sbagliata che sia, però la devi tutelare finché è possibile, no? Quindi io mi aspetto che la società protegga Gasperini e che faccia capire all'ambiente in generale che non dovete rompergli le palle, non dovete creare storie, fare sciacallaggio come si sta facendo, come si è fatto per esempio con Calzona e come si è fatto anche con Spalletti in passato. Diciamo, la società deve dare quell'input, deve dare quel punto di partenza nella famosa unione di intenti. Cioè, qua ragazzi, dobbiamo andare avanti tutti insieme, perché vi ripeto, Gasperini ha fatto quello che ha fatto perché gli è stato dato il tempo. Lui sta all'Atalanta da 8 anni. Non dico che Gasperini resta qui 6, 7, 8 anni se dovesse arrivare, però gli dobbiamo dare il tempo. Questo tempo potrebbe durare un anno, potrebbero durare 2 anni. E il Napoli è disposto a fare questo? Perché poi se Gasperini arriva, sbaglia 5-6 partite, siamo alla fine del girone di andata, ne so, decimi, si parlerà di esonero? O ci sarà una società
che lo difenderà a spada tratta come fece al tempo con Sarri? Ricordate con Sarri il primo anno? Lì la società, diciamo, De Laurentiis fece benissimo, perché fece proprio un'uscita pubblica e disse: Sarri è il nostro allenatore e non lo cambiamo. Mi aspetto la stessa cosa con Gasperini se dovesse arrivare. Quindi questo è un po' quello che volevo dire. Poi un'altra cosa che mi lascia un po' un dubbio: il fatto del giocare sporco, dell'essere cattivi nei contrasti, nei falli. Io non so se questa cosa a Napoli è possibile, perché noi, a parte che storicamente non siamo una squadra che punta sull'essere brutti, cattivi, ruvidi e aggressivi nei falli, però siamo anche quella squadra che quando prova a farlo viene punita. Non c'è bisogno di andare indietro nel tempo chissà di quanto. Fiorentina-Napoli della settimana scorsa, Kvara a cena una protesta, giallo. Quindi anche su questa cosa pensiamoci bene, perché il Napoli non ha quel rispetto. Questo rispetto ce lo siamo guadagnati giocando a calcio, facendo il bel gioco. Anche questa cosa secondo me bisogna pensarci bene. Ora, detto questo, io se penso alla rifondazione totale, e quindi rifondazione in toto, l'unico nome che mi viene in mente in questo momento è Gasperini. Io così la penso. Chissà, magari Gasperini sarà quella famosa new era, che l'estate scorsa è stata tanto pubblicizzata, ma che poi nei fatti non ha portato, dove sta questa new era? Quindi questo, ragazzi, è un po' il mio pensiero su Gasperini. Non sto dicendo che non voglio Gasperini, a me piace come allenatore, però sto cercando di analizzare a 360 gradi il tipo di allenatore. Cioè, lui è l'uomo giusto oggi per il Napoli? Non lo so onestamente, però di certo sarebbe una sfida intrigante vederlo a Napoli, Gasperini. Ecco, quindi detto questo, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, ditemi un po' la vostra se siete d'accordo con me oppure pensate diversamente. Scrivetemi nei commenti un po' il vostro parere. Detto questo, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi mi raccomando ragazzi, che è totalmente gratis, e poi attivate la campanella. Comunque, la cosa diciamo certa ragazzi è che ormai siamo agli sgoccioli per quanto riguarda l'allenatore. Entro fine mese, a questo punto, penso che arriverà l'annuncio. Esagerando, la prima settimana di giugno, ecco, io però entro il 7 giugno voglio il nome dell'allenatore, perché poi bisogna cominciare a fare le cose, bisogna cominciare a programmare per l'anno prossimo, ecco. E quindi detto questo, niente, fatemi sapere la vostra e noi ci vediamo a un prossimo video. E sempre e comunque, forza Napoli!